pace a te. Stasera abbiamo una bella scuola, la scuola domenicale. Forse è la prima volta che ti trovi con noi, però sono degli insegnamenti biblici, delle lezioni pratiche e classiche. Che vuol dire? Vuol dire che sono utili per i credenti di tutti i tempi e per qualsiasi misura. L'intelligente e quello meno intelligente, il religioso e meno religioso, perché danno una panoramica di come nel tempo Dio ha usato, si è servito, ha trattato con gli uomini e come ha trattato coloro che sono stati chiamati per servirlo. Sono dei grandi personaggi. E ognuno di noi lo può diventare se risponde alla chiamata di Dio, perché Dio ha un gran progetto, cioè in parole diverse, è come qualcuno che è molto ricco e che cerca di fare tutto per il figlio, però il figlio sceglie di voler stare sotto un ponte e vivere da barbone. E allora il padre non può fare nulla. Molte volte noi siamo così, se invece noi scegliamo e diamo la possibilità a Dio di sviluppare in noi quello che Lui ha in mente di fare insieme con noi, allora andiamo sulla giusta direzione e vedremo la differenza. Perché? Perché le testimonianze che ci sono nella parola del Signore e di quanti servono il Signore, servono per dirci che è vero quello che dice la parola del Signore, è vero perché c'è la differenza. Allora, la lezione di stasera è intestata così: perdono e benedizione. Il testo biblico da leggere, ti chiedo di prendere nota perché poi ritroverai queste cose nella Bibbia. Quando ti vengono in mente, li trovi e li leggi, perché lo Spirito Santo si serve di alcune cose che poi ti stimola l'appetito spirituale di andare a vedere. E così, quando tu ti sposti verso le direttive o ciò che ti fa sentire il Signore, fai un passo verso Dio. Quello è fare passo. Ogni volta che noi preghiamo facciamo un passo verso Dio. Quando leggiamo la sua parola, un passo verso Dio. Quando siamo ubbidienti alla sua parola, un passo verso Dio. Ci avviciniamo, per così dire, in questo cammino di fede. C'è un verso che dice in Luca 6, 27 e 28: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Luca 6, 27 e 28. Questo l'ha detto Gesù. Ma se guardiamo nel tempo coloro che sono stati chiamati da Dio fin dai tempi antichi, queste caratteristiche già li avevano in loro. Vedi se puoi mettere Luca 26, 27 e 28 sul display, così chi prende nota se lo ritrova. Abbiamo detto che la lezione è intitolata Perdono e benedizione. La verità centrale di questa lezione è: il vero credente perdona sempre, come Cristo ha perdonato. Siamo chiamati a farlo anche noi 70 volte 7. In questa lezione si divide in tre parti. La prima parte: Giuseppe si fa riconoscere. Questa storia parla di Giuseppe. Il pianto di Giuseppe, il terrore dei fratelli. La seconda parte: Giuseppe perdona i suoi fratelli. L'espressione del perdono, la comprensione della volontà di Dio. La terza parte è: Giuseppe invita la sua famiglia. Un invito urgente, l'invio di doni, la risposta di Giacobbe. Bene, leggiamo insieme. Il capitolo 44 di Genesi si chiude con un'intercessione appassionata,
umile e disposta al sacrificio, fatta da Giuda in favore di Beniamino. Qualcuno ha detto: darei molto per essere capace di pregare il Signore così bene come qui Giuda pregò Giuseppe. Il suo è un perfetto esempio di preghiera, piena di sentimento genuino, che dovrebbe essere in ogni supplica. Questa preghiera fu la prova definitiva del cambiamento e del pentimento sincero, non soltanto di Giuda, ma di tutti i fratelli. Qui c'è una grande lezione dove possiamo imparare in pratica che vuol dire pentimento, che vuol dire ravvedimento. Questi si trovavano davanti a Giuseppe, che era diventato ormai quello che era il viceré di Egitto, l'amministratore di tutti i beni di Egitto. Ebbene, se lo facevano i fratelli con Giuseppe, noi lo possiamo fare molto di più con il Signore della Gloria, Gesù Cristo. Bene, Giuseppe lasciò continuare Giuda e sentì tutto quel che disse. Vide l'umiliazione dei suoi fratelli per i loro peccati, ricordandosi di se stesso. Poiché Giuda lo aveva menzionato due volte nel suo discorso, e vide come erano rispettosi verso il loro padre e molto teneri nei confronti del loro fratello Beniamino. Quando noi ci ravvediamo verso Dio, cominciamo ad avere tenerezza verso quelli che sono insieme con noi. Ora erano pronti per ricevere la consolazione che aveva in serbo per loro. Si fece riconoscere. Giuseppe si fa riconoscere, si trova questo in Genesi 45, dal verso 1 al verso 3. Ascoltando la supplica di Giuda, Giuseppe non riuscì più a controllarsi e decise di rivelare la sua identità. Il valore della preghiera di intercessione non deve essere mai dimenticato. Ancora oggi Dio cerca veri intercessori. Isaia 62, 6 e 7, Salmo 106, 23, Ezechiele 22, 30. Bravo Matteo che li metti man mano così, se li devi scrivere. Fratello, sorella, segnateli queste cose, perché sono di grande aiuto per dare anche una svolta noi al nostro tempo, perché abbiamo bisogno di esempi pratici. Quelli che parlano solo, ci deve aiutare il Signore a fare qualche gesto pratico nel muoverci verso il Signore. Il pianto di Giuseppe, Genesi 45, 1 e 2. Il cuore di Giuseppe traboccava di gioia. I suoi sentimenti, soffocati per tanti anni, stavano per esplodere. Tutti gli egiziani furono mandati fuori, per loro Giuseppe doveva rimanere Safnat Paneach, il primo ministro dell'Egitto. Quell'emozione pura e santa dimostrava che né il male patito in passato, né la gloria di cui ora godeva, erano riusciti a indurire il suo cuore. Giuseppe finalmente avrebbe svelato la sua vera identità. Le sue erano anche lacrime di gioia. Comprendeva come Dio avesse guidato gli eventi per ricongiungersi ai suoi familiari. Vedeva anche il mutamento che il Signore aveva operato nella vita dei suoi fratelli. Quelli che un tempo lo avevano odiato, ora potevano amarlo come amavano Beniamino, il fratello di Giuseppe. Il terrore dei fratelli. Genesi 45, 3. Il pianto accorato di Giuseppe doveva aver sconvolto gli undici, ma restarono più che stupiti quando udirono
il governatore di Egitto dire: io sono Giuseppe, mio padre vive ancora? Verso 3. Lo stupore divenne terrore e il trauma fu tale che per un po' di tempo non riuscirono a parlare. Eppure nessuna delle frasi o gesti di Giuseppe giustificava la loro paura. Il suo pianto era privo di risentimenti. Ebrei 12, 15, Matteo 5, 44 e 45. Le sue parole dimostravano soltanto il desiderio di rivedere suo padre. I fratelli, però, sopraffatti dal senso di colpa, sapevano di meritarsi un giudizio. Nonostante avessero cercato di tener nascosto il loro peccato, ora si rendevano conto che Dio aveva guidato le cose in modo diverso. Il loro peccato li aveva ritrovati, come dice in Numeri, capitolo 32, verso 23. Approfondiamo un poco questa scena. Quando Giuseppe si rivelò ai fratelli, questi rimasero atterriti davanti a lui. Genesi 45,3. Perché una coscienza colpevole cade in preda della paura. Genesi 3,8 e 10, Salmo 53, 5, Proverbi 28, 1. La difficoltà e l'angoscia riempiono di paura chi è malvagio. Apocalisse 21,8, Giobbe 15, 24. Alcuni esempi di uomini terrorizzati dal loro peccato. Eccoli qua. Adamo, Genesi 3,10. Caino, Genesi 4,14. I Madianiti, Giudici 7, 21 e 22. I Filistei, 1 Samuele 14, 15. Saul, 1 Samuele, capitolo 28, versi 5 e 20. Aman, Ester capitolo 7 verso 6, Baltasar Daniele 5 6, Pilato Giovanni 19 8 e Felice Atti 24 25. Un cuore che ha il timore, il Signore, un cuore che ha il timore del Signore non è affetto dalla paura che deriva dal peccato. Isaia 8, 13. Era questa la differenza fra Giuseppe e i suoi fratelli. I primi cristiani temevano Dio e per questo non avevano paura degli uomini. Atti capitolo 9, verso 31. Sempre se li puoi far comparire questi versi in modo che chi li sta scrivendo li continua a scrivere. Se non si riuscite a farlo tutto, a farli tutti, la prossima volta li prepariamo. È impossibile sfuggire al proprio peccato, nascondendolo o evitarne le conseguenze. Per anni i fratelli di Giuseppe avevano convissuto con il rimorso. Ora potevano sperimentare la misericordia di Dio. È meglio affrontare i propri peccati qui, quando è ancora possibile ravvedersi. Chi sarà trovato dal suo peccato il giorno del giudizio non troverà più alcun rimedio. Salmo 69, verso 6, Ecclesiaste, capitolo 12, verso 15 e 16, Apocalisse, verso 20, capitolo 20, verso 12 e 13. Giuseppe perdona i suoi fratelli. Genesi 45, dal verso 4 al verso 8. Sconvolti, i fratelli di Giuseppe si allontanarono da lui mentre egli, avvicinandosi con dolcezza, li chiamò a sé. Il peccato e i sensi di colpa, manipolati dall'avversario,
possono spingere ad allontanarsi con paura dalla presenza di Dio e perfino a compiere gesti estremi, come avvenne per Saul e Aitofel, 1 Samuele 31 verso 4 e 2 Samuele capitolo 17 verso 23. Quando si ascolta la voce dello Spirito Santo, invece, la prostrazione e l'angoscia vi sono, ma l'invocazione produce perdono e riabilitazione, come avvenne per Davide e Isaia, Salmo 51 e Isaia capitolo 6, dal verso 1 al verso 6. L'espressione del perdono si trova questo passaggio in Genesi 45 verso 4 e 5. Giuseppe desiderava che i suoi fratelli si rendessero conto del suo amore e riuscissero a ricambiarlo. Era il linguaggio del perdono, Isaia capitolo 40 verso 1 e 2 e Matteo 14, 27. Aveva fatto un gran passo verso di loro, ora dovevano farne uno piccolo verso di lui. Per loro era lo stesso ragazzo che avevano venduto come schiavo, non il primo ministro di Egitto. Comprese quali erano i pensieri che li turbavano e li invitò a mettere da parte ogni timore e senso di colpa. Dovevano piuttosto considerare come Dio aveva saputo creare del bene dalle loro azioni malvagie, portando a compimento i suoi piani. Il Signore aveva mandato Giuseppe in Egitto per precederli, perché potessero rimanere in vita. Egli non era lì per condannarli, ma per aiutarli. Dovevano soltanto avere fiducia. Dio chiama sempre un uomo per preparare alcune cose. Giuseppe per quel che doveva fare, né Mosè per un'altra cosa, né Emia per un'altra cosa. E anche Parole di Vita ha un ministero speciale per portare la parola di Dio fino all'estremità della terra. Sarà qualcosa di piccolo, una cosa che può sembrare insignificante, però è in ubbidienza a ciò che dice Gesù quando ha dato il grande mandato di predicare l'Evangelo. In ogni tempo c'è qualcuno chiamato per portare a destinazione un'opera speciale comandata da Dio, ordinata da Dio, è guidata da Dio e gloria sia resa al Signore. Approfondiamo questo argomento. Il perdono di Giuseppe era sincero perché aveva compreso che il male subito da ragazzo era parte del piano di Dio affinché la sua famiglia potesse essere benedetta. Genesi 45:7. Mi piace questa storia. È una storia che rispecchia un poco il mio cammino fino ad oggi. Buoni pezzi di questa storia li ho vissuti e li vivo sulla mia propria pelle, perciò mi attira, perché mi sento nel contesto sia per il passato che fino ad oggi. Nella sua statura spirituale, Salmo 7:4, egli rassicurò i suoi fratelli. Nel perdonare chi l'ha trattato male, il credente deve dimostrare pazienza, Colossesi 3:13, bontà, Roma 12:20, e deve inoltre pregare, Matteo 5:44. Quando Pietro chiese a Gesù quante volte avrebbe dovuto perdonare, il Signore fece chiaramente capire che non solo non ci sono limiti, Matteo 18:22, Luca 17:4, non ci può essere perdono per chi non perdona, Matteo 6:15. Lo Spirito Santo ci insegna che chi non avrà usato misericordia
verso gli altri sarà giudicato senza misericordia. Giacomo capitolo 2, verso 13. Perciò è importante, non è un piacere giusto da voler perdonare le persone, è che la questione è posta in questo modo, che se non perdono te, Dio non perdona me. E allora lo devo fare il prima possibile, anche se ti può sembrare che non è vero, ma dentro di me lo devo fare. Pregando per i suoi nemici, Luca 23, 34, Cristo ci dà il più grande esempio di perdono. La comprensione della volontà di Dio. Noi la volontà di Dio la comprendiamo quando arriva il momento di poterla comprendere, perché prima non sappiamo. E quando ci siamo dentro, che lo Spirito Santo ci parla e dice: vedi, tu sei in un contesto di un grande progetto. Guardiamolo. Genesi 45, dal verso 6 al verso 8. Per chiarire che cosa aveva inteso dire con la frase "per conservarvi in vita", Giuseppe spiegano loro che per conservarvi in vita, Giuseppe, spiegano loro che erano passati soltanto 2 anni di carestia e loro si erano già recati 2 volte in Egitto per acquistare grano. Considerando che c'erano ancora 5 anni in cui non si sarebbe potuto né arare né raccogliere, dovevano riconoscere che Dio aveva mandato Giuseppe per precederli. Grazie a lui tutta la famiglia avrebbe potuto trovare scampo in Egitto. Dimenticati gli anni di sofferenza, di schiavitù e di prigionia, ciò che contava era soltanto il piano di Dio. Tutto quello che era accaduto era una prova straordinaria della sua provvidenza e della sua sovranità. Il suo modo di agire nei riguardi di Giuseppe e dei suoi fratelli è un'altra prova che la sua grazia, la misericordia e l'amore sono sempre gli stessi in ogni epoca. Il rapporto di Dio con l'uomo è stabilito sulla base della fede e dell'amore, Deuteronomio 6, 5 e 6 e Matteo 23, 23. In tutto l'Antico Testamento si ritrova la stessa testimonianza. Esodo 15, 2, Salmo 27, 1, Isaia 12, 2, Geremia 16, 19, Abacuc 3, 19. L'atteggiamento pronto al perdono è la testimonianza di Giuseppe riguardo alla provvidenza di Dio, provenivano da una vita vissuta in comunione con Lui. Il credente deve assomigliare al Signore e questo avviene in particolare quando impara a perdonare di cuore le offese. Efesini 4, 32. Nel sermone sul monte, Gesù esortò i suoi discepoli ad amare i nemici, a benedire chi li perseguitava, a fare del bene a quanti li odiavano e a pregare per quelli che li trattavano male. Ne spiegò anche il motivo: affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Da un esempio pratico della bontà di Dio, della misericordia di Dio in Matteo 5, 45. Il vero perdono va oltre il semplice fatto di non serbare rancore e dimenticare il torto subito. Giuseppe non soltanto perdonò i suoi fratelli, ma si adoperò per il loro bene. Il perdono che viene dal cuore ci spinge a fare tutto ciò che è in nostro potere per
per aiutare chi ci ha fatto del male. Il ricordo del male ricevuto può restare perché la memoria è parte della nostra mente, ma per un credente questo non comporterà più alcun risentimento, perché la svolta che dà Dio mentre camminiamo con Lui ci fa riconoscere che è proprio in virtù di quella sterzata che c'è stata che si è completato e si completa il piano di Dio per noi. La terza parte. Giuseppe invita la sua famiglia, dopo che si è messo intorno ai familiari, come per dire: adesso io ho qualcosa di speciale per voi nella posizione che Dio mi ha messo. Andate a prendere la famiglia. Bene, si trova in Genesi 45, dal verso 9 al verso 28. Giuseppe, conoscendo il piano di Dio, si offrì a provvedere alle necessità della sua famiglia e desiderò che fosse il più possibile vicino a lui. Era il momento per i figli di Giacobbe di ritornare dal padre per raccontargli come Dio stava operando tramite Giuseppe e insistere affinché li seguisse in quel paese. Un invito urgente, Genesi 45, dal verso 9 al verso 15. Giuseppe individuò nella terra di Goshen una regione adatta ad accogliere Giacobbe e la sua grande famiglia. Nella parte nordorientale del delta del Nilo, Goshen costituiva una zona fisicamente appartata dal resto dell'Egitto, eppure distante soltanto 30 chilometri dal palazzo di Giuseppe, che si trovava probabilmente a Ramses. Qui la famiglia poteva restare unita, conservare le proprie consuetudini, mantenere la propria lingua e allo stesso tempo essere abbastanza vicina a Giuseppe per riceverne l'aiuto e rimanere in contatto con lui. Giuseppe dimostrò di preoccuparsi dei suoi fratelli ben oltre la necessità più immediata, le necessità più immediate, ma anche per i 5 anni di carestia che sarebbero seguiti. Sapeva che la discendenza di Abramo sarebbe diventata numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del mare, perché queste notizie si tramandavano da padre a figlio. Erano delle parole profetiche date da Dio al capostipite della famiglia Abramo, e si dicevano come noi diciamo con i nostri figli: Dio ci ha scelti, Dio ti ha scelto, conduci una vita ordinata perché Dio ha un grande programma per te. E questo lo trasferiamo ai figli, perché sappiamo che Dio ha un grande progetto per coloro che sono chiamati dal Signore, per coloro che hanno ricevuto un invito, perché il Signore dice che usa benignità fino alla millesima generazione di coloro che amano il Signore. L'investimento più grande che noi possiamo fare come genitori è quello di consacrarci al Signore, perché quando noi non ci saremo più, le promesse di Dio sono ancora vero che seguono le nostre famiglie, perché Dio ha detto che userà benignità verso i nostri figli fino alla millesima generazione. Molte volte sento dire a casa mia moglie, perché ha un'intuizione spirituale speciale, e dice: è a causa della consacrazione di vostro padre che noi beneficiamo di tutto questo, perciò ora è il turno tuo che ti consacri al Signore, perché il Signore si vuole servire di te. E questo è un buon andamento, ma non è una sorpresa, una cosa nuova, perché Giobbe anche faceva così. Giobbe si preoccupava dei figli, mentre loro andavano a mangiare lui offriva sacrifici per i figli, perché diceva: forse peccano contro Dio, allora io sostengo attraverso i sacrifici che non siano toccati e non passino nel reparto del nemico comune. Coloro che camminano con Dio sanno che c'è un nemico sempre pronto,
come lo definisce l'Apostolo Pietro, è come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Abbiamo la protezione di Dio. C'è chi ci sta già sotto le griffe e non se ne accorge, ma chi non c'è nota la differenza, perciò se ne guarda bene. Guardiamocene bene di questo, eh? Allora, il Signore lo aveva promesso. La carestia, infatti, non avrebbe potuto annullare la fedeltà di Dio. La loro salvezza per mezzo di Giuseppe era dunque un passo successivo verso il compimento del piano di Dio per recare benedizioni e concedere salvezza ad ogni credente. Lo dobbiamo anche a lui, se il Signore, se la storia della salvezza è arrivata fino a noi. Ebrei 11, verso 13 e 16. L'invio di doni. Genesi 45, 16, 24. Le spiegazioni date da Giuseppe ai suoi fratelli superarono ogni loro perplessità. Così giunse al faraone la notizia che erano arrivati in Egitto i fratelli dell'uomo che aveva salvato il paese dalle sofferenze della carestia. Il sovrano fu contento e ordinò di fare tutto ciò che Giuseppe desiderava. Questi rimandò in Canaan i fratelli con carri a due e a quattro ruote per far trasferire l'intera famiglia in Egitto, cioè mandò i mezzi per traslocare. Fece un dono a ciascuno di loro, uno più prezioso a Beniamino, e mandò dei regali a suo padre. La risposta di Giacobbe, Genesi 45, dal verso 25 al verso 28. La notizia che Gesù era vivo lasciò freddo il cuore di Giacobbe e confuse la sua mente. Ricordiamo che era già anziano, eh? Si era così rassegnato sulla sorte di Giuseppe al punto che considerava questa notizia priva di qualsiasi fondamento. Quando vide i carri mandati per portare in Egitto lui e tutta la famiglia, si rianimò mettendo ancora in evidenza la speranza e la fede del vecchio Israele. Molte volte ci parlano del Signore che è vivo, Gesù Cristo è risuscitato. Noi non vediamo, non sappiamo, non crediamo. Ma sai, quando vedi che il Signore ti salva, ti battezza nello Spirito Santo, senti la sua presenza, sono dei doni spirituali che ci fanno alzare il capo e ci fanno dire: Gesù Cristo è veramente risuscitato. Lo possiamo dire millenni dopo, esattamente come dicevano quelli che lo è veramente risuscitato, perché egli ha trasformato la mia vita. Ho un'impronta profonda. Vedete, questo Giacobbe, quando vide i doni, dice: non poteva essere altro che mio figlio. Un estraneo non poteva mai mandarmi, un estraneo non poteva mai fare questo. E quando sono cambiate le cose, che abbiamo ricevuto salvezza, grazia, liberazione, guarigione, quando abbiamo invocato il nome del Signore Gesù Cristo, allora il nostro cuore ha esclamato: Gesù Cristo è veramente risuscitato, perché mi ha riempito della sua presenza, della sua grazia, del suo amore, della sua benignità, la ricchezza della, ha trasferito una parte della ricchezza nella mia vita. Benedetto sia il Signore. E così, guardiamo questo, quando vide i carri, tu che hai ricevuto dal Signore, ti vuole ricordare stasera, quello che hai ricevuto nel momento che hai invocato il Signore è la garanzia che Gesù Cristo è veramente risuscitato, perché nessuno poteva darti quello che gli ti ha dato, un estraneo non lo poteva fare. Approfondiamo questo piccolo passaggio. Chi desiderava parlare di Gesù ai perduti deve ricordare la verità contenuta in questo passo biblico.
alle parole dei suoi figli, Gesù vive ancora, Giuseppe vive ancora. Il cuore di Giacobbe rimase freddo perché egli non credeva loro. Capitolo 45 della Genesi, verso 26. Soltanto quando gli furono riferite le parole di Giuseppe, accompagnate con i doni che questi aveva mandato, verso 27, Israele credette e si dispose immediatamente a raggiungere il suo amatissimo figlio. Se desideriamo condurre anime a Cristo, non dobbiamo presentare argomentazioni umane basate sulla sapienza naturale. La nostra predicazione e la nostra vita devono essere piene di Cristo e della sua parola. Primo Corinzi, capitolo 2, verso 4 e 5. È Cristo in noi che deve comunicare la sua presenza a coloro che noi parliamo. È Lui vivo che si trasferisce attraverso la parola unta dallo Spirito suo Santo. Considerazioni finali, guardiamole insieme. La scena di Giuseppe che perdona i suoi fratelli è una bellissima figura del perdono che Cristo ha provveduto per l'umanità. I fratelli di Giuseppe non meritavano di essere perdonati, erano colpevoli di un grave delitto. Per questo rimasero atterriti dalla sua presenza quando Giuseppe si fece riconoscere, Genesi 45, 3. Meritavano di essere puniti, ma furono perdonati. Oggi è soltanto la grazia di Dio e il suo favore immeritato che ci dà il perdono. 1. Il perdono di Giuseppe è fondato sull'amore. Con parole piene di affetto dissipò i timori dei suoi fratelli, mostrandosi legato a loro. Genesi 45, 4. Allo stesso modo, non è forse per amore che Gesù morì sulla croce perché noi potessimo essere perdonati? Punto interrogativo. Secondo, Giuseppe riconobbe il piano divino. Dio mi ha mandato prima di voi per conservarvi in vita. Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra. Genesi 45, 5 e verso 7. 45, verso 5 e verso 7. Anche il Calvario è parte del piano di Dio, da Lui concepito prima dell'inizio del tempo. Era già nel progetto divino di salvare me e te, o te e me. Terzo, i fratelli probabilmente credevano che Gesù fosse rimasto che Giuseppe fosse rimasto uno schiavo. Ora comparivano davanti a lui vivo il potente governatore di tutto l'Egitto. Genesi 45, 8 e 16. I nemici di Gesù e perfino i suoi amici lo credevano morto, ma egli è risorto ed è il Signore della vita che distribuisce la vita ad ogni cuore che si rivolge a Lui. Fallo subito se non l'hai fatto, veramente, è importante, è molto importante, perché se comincia a fluire la sua vita nella tua vita, per la virtù dello Spirito Santo, un tocco suo ti dà una luce, ti rischiara la via da poterlo seguire da vicino. Quarto. Giuseppe promise di provvedere alla sua famiglia per conservarla in vita. Allo stesso modo, Cristo vive per intercedere per i suoi discepoli e per preservare la loro anima. Quinto, Giuseppe disse ai suoi fratelli della benedizione
a disposizione anche per il resto della famiglia. Genesi 45, 13. Era un messaggio di gioia e di speranza quello che dovevano portare a casa. Noi abbiamo ricevuto un messaggio e un mandato ancora più gloriosi e dai risultati molto più estesi. Come potremmo restarcene in silenzio, fratello, sorella? Come non possiamo dire Gesù Cristo è vivo? Come non possiamo esclamare come il padre di Giuseppe, che visto ciò che gli era stato portato, poté dire, pur non ancora vedendolo, Giuseppe vive, perché l'evidenza era ciò che gli occhi suoi vedevano. L'evidenza di ogni credente è ciò che gli occhi nostri vedono, non gli occhi fisici. Gli occhi fisici ci servono per vedere la grandezza del creato, delle cose che ci circondano, ma c'è un occhio speciale, è l'occhio del nostro cuore, che per la fede si attiva in un modo speciale e ci dà la certezza che Egli è risuscitato attraverso i doni che Egli trasporta nella nostra vita. Bene, domande riepilogative. Che cosa comporta il vero perdono? E che cosa accade se non perdoniamo? Il vero perdono deve essere fatto col cuore. E dobbiamo cercare di collaborare, di recuperare il più possibile quella parte che va perduta per amore del Signore. E c'è un'altra cosa, che se noi non perdoniamo di cuore, non saremo perdonati. Possiamo fare tutti i sacrifici religiosi che vogliamo, il Signore lo dice nella sua parola e la sua parola è verità. È possibile perdonare sempre a tutti? Non è sempre possibile, ma deve essere possibile. Ricordo un grande servitore del Signore che è un ebreo, dice: giù da noi, quando si devono sposare, sono i genitori che decidono, e amare una persona che un fidanzamento, uno sposalizio, ma da noi si ragiona così: si deve amare, è un'imposizione, ci viene dato quest'ordine dal Signore. E dobbiamo farlo non per piacere agli uomini, ma perché l'ha detto Dio, per ubbidienza a Dio. Noi diciamo sempre che l'ubbidienza va al meglio del sacrificio. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo fratello, questa sorella, per quanto dipende da me, io non lo amerei neppure per tutto l'oro del mondo. Io non la perdonerei neppure per tutto l'oro del mondo. Ma perché me lo hai detto tu, nella tua parola, io lo faccio in ubbidienza a te. E questo vuol dire essere ubbidienti. Alleluia. Che cosa significa effettivamente che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio? Ci sono dei circuiti che a volte sembrano stretti nel nostro cammino. Ma molte volte quei circuiti ci portano a destinazione per completare il progetto divino. In pratica, quali sono nella vita di Giuseppe? La cisterna. Per completare il piano di Dio, la cisterna. Essere venduti, l'essere calunniato nella casa di Pottifar, l'essere dimenticato nella prigione da coloro che avevano ricevuto l'interpretazione dei sogni. È un passaggio, però è attraverso quel passaggio che arrivò al momento opportuno la notizia che sotto il palazzo, nel carcere, c'era uno che poteva dare la risposta al sogno del re, perché il sogno del re
era un sogno che doveva essere letto e messo in azione, perché c'era un popolo da salvare, non solo gli egiziani, ma nel contesto c'era il popolo di Dio, benedetto sia il Signore. Qual è l'esempio per eccellenza? L'esempio per eccellenza è Gesù, in tutte le sfaccettature. Che voglio dire sfaccettature? Avete visto il diamante che viene tagliato? Ha molti, molti lati, ma dovunque lo girate, quelle sfaccettature che sono state fatte, ci riflette la luce dentro, di qua, di là. Come lo giri? O lo giri di qua, o lo giri di là, è sempre luminoso quando la luce ci batte sopra. Quello che è sotto, quando lo giri, è tutte le sfaccettature. In tutte le sfaccettature, l'esempio per eccellenza è Gesù Cristo, il Signore della gloria. Benedetto sia il Signore. Grazie a Dio per questa lezione. Ringraziamolo. Non ci dilunghiamo. Signore, grazie per l'insegnamento della tua parola. Fa che lo Spirito Santo possa riprodurre nel nostro cuore quelle parti che noi abbiamo bisogno per avvicinarci a te e chiedere l'aiuto di avere un cammino non come quello solo di Giuseppe, ma come quello di Gesù, che ha lasciato un tracciato e degli insegnamenti che, man mano che cadono sulla nostra strada, producono luce per la nostra vita, per la nostra coscienza. Dacci grazia di poter camminare ogni giorno nella luce che viene dallo Spirito Santo che si trasferisce nel nostro cuore per presentarci e rivelarci Gesù, perché sarà Lui che prenderà del mio, dice Gesù, e ve lo annunzierà. Dacci grazia di dare ascolto allo Spirito tuo Santo quando tocca la nostra coscienza per poter portare a destinazione la nostra missione, il nostro destino, perché tu hai cambiato il nostro destino eterno quanto ti abbiamo incontrato. Ti ringraziamo. Amen. Grazie per la partecipazione della tua presenza insieme e per l'ascolto che tu hai dato a questi insegnamenti che vengono dalla parola del Signore. Vedrai che ti faranno del bene. Ti ritorneranno in mente, possono sembrare espressioni semplici, così date quasi con una parola che non sembra molto forte, ma lo Spirito Santo usa la parola di Dio. Quando ti parla, poni mente, vigila, perché ha sempre qualcosa di buono da darti per trasportarti nella giusta direzione insieme con Lui. Dio ti benedica, benedica te e la tua famiglia e risponda ai tuoi bisogni nel nome di Gesù Cristo. Ti voglio benedire nel suo nome, cioè voglio dire a nome di Gesù Cristo. Dio ti benedica. Pace. Dio piacendo, ci vediamo domani sera alle 20:30. In questo stesso studio dove avremo un culto di adorazione che noi insieme con voi lodiamo e cerchiamo il Signore e invochiamo il suo divino potere che si spanda la conoscenza della sua parola in ogni dove, fino ai confini che egli ha stabilito, fino all'estremità della terra. Dio ti benedica. Ti voglio bene nel Signore. Pace.
Senza voi.